Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sono Francesca e oggi parliamo della partita di ieri sera. Allora, probabilmente se avessi fatto il video ieri sera avrei dato la colpa a Sarri, però pensandoci non è colpa di Sarri se ha dei giocatori come Bernardeschi. Franky, dove vai? E vabbè, si è rotto le scatole di stare qua. Come Bernardeschi, Rugani e tutto il resto. Allora, partiamo dal fatto che io Rugani mi è sembrato di vedere buco ieri in difesa. Dove è finito Rugani? Ma soprattutto Rugani, cioè, che cazzo fai? Ti sei addormentato e hai fatto, cioè, ma tu sai marcare? Sai andare sull'attaccante e fermarlo? No! Cioè, il gol di Leao, oltre ad essere colpa del portiere, il portiere ieri ha regalato 3 gol al Milan, 3. Piuttosto faccio giocare Pinsoglio, Szczęsny, fai le valigie. Perché dopo la partita ieri sera, veramente, cioè, di ogni. Se ti tiravano una pera in faccia, quella sarebbe andata in porta. Vabbè, parte il fatto che Szczęsny poteva parare quel tiro. Però tu Rugani comunque l'hai fatto passare. Ti sei addormentato, hai preso lo svarione e l'hai fatto passare. L'altro che gli altri due che devo colpevolizzare sono Bonucci, che non fai così quando c'è la palla che ti arriva, ok? Anche perché per fare lì Rebic, cioè se gli arrivava la palla non l'avrebbe potuta controllare. Cioè, era difficile che facesse gol, no? Però una cosa, cioè Rebic gli arriva la palla sul petto, poi va sul braccio di Bonucci, ok. Però comunque tu il braccio, cioè, non devi tenerlo così, secondo me. Altra cosa, ma Alessandro, tu la scuola calcio l'hai mai fatta? Perché il terzino della squadrina della mia città gioca meglio. Sa che quei passaggi lì non li deve fare. Hai regalato il quarto gol al Milan. Quarto, l'hai regalato tu con quel cavolo di passaggio che hai fatto. Io veramente non so veramente, secondo me devono fare le valigie mezza squadra qua, perché gli unici due che si salvano ieri, a parte Sarri che non ha colpe, sono Ronaldo e Rabiot che fa un gol bellissimo, per la prima volta fa gol nella Juve con un'azione spettacolare fatta tutta da, cioè se l'è fatto lui quel gol lì. Ronaldo, una disattenzione del Milan clamorosa, ma più che clamorosa quella del Milan sono clamorose le nostre, perché se anche ti danno il rigore contro sul 2-0 e tu e Ibrahimovic segna, che Ibra ha dimostrato ieri di essere tutt'altro che un giocatore finito, è ancora un giocatore con due coglioni così. Però a parte questo, comunque tu stai vincendo 2-1. Cioè tu devi rimanere sulla partita, non è che tu dici vabbè stiamo vincendo 2-0, 2-1 e che se ne frega abbiamo vinto. No, perché le partite 2-0 non sono vinte neanche all'80esimo, perché quante volte abbiamo visto all'80esimo che la squadra che vinceva 2-0 proprio ha perso 3-2. Ma a parte questo, che ci può stare uno svarione, ma non uno svarione di 30 minuti, cioè il Milan in 5 minuti ha fatto 3 gol, cioè una roba clamorosa. Complimenti al Milan che ha saputo, insomma, concretizzare delle disattenzioni clamorose da parte della Juve, perché tre gol del Milan sono colpa della Juve, gli ha regalati la difesa della Juve, a parte quello su Cassie che si è fatto un gol secondo me spettacolare, però gli altri sono tutti gol belli. Il problema è che Rugani, cioè belli, belle disattenzioni della Juve, però comunque sono tutti fuori dei bei gol per il Milan, che è una vittoria che al Milan serve. Alla Juve serviva anche alla Juve per allungare a più 10 dalla Lazio, io ero già là che col fatto che la Lazio ha perso a Lecce, ero già là che io speravo nel più 10, però mi immaginavo che sarebbe stata una vittoria difficile qualora ci fosse stata, avrei firmato anche per il pareggio, però vabbè, ha vinto il Milan, complimenti al Milan.
Ieri sera mi giravano veramente tanto le scatole perché non puoi fare queste disattenzioni contro una squadra come il Milan, a parte la rivalità storica, eccetera, eccetera. Però il Milan, anche se è quello che è in classifica, comunque gioca bene e poi soprattutto ultimamente gioca molto con le ripartenze. Se tu fai questi errori qua, li paghi caro. E infatti abbiamo preso 4 papine, ma spero che queste 4 papine ci servano perché poi dopo la prossima si gioca contro quelli di Bergamo, non è che si gioca contro un Frosinone, tutto rispetto, però si gioca contro quelli di Bergamo. Quelli di Bergamo hanno dimostrato sul campo e in campionato di essere più forti rispetto al Milan, quindi vabbè, detto questo, una partita persa ci può stare, ma non così. Però speriamo che di migliorare la prossima volta e di capire che questi errori non vanno più fatti. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti!